Economia siciliana, crescita debole, occupazione stagnante e famiglie sempre più povere. I dati di congiuntura RES. Operazione Port Utility, corruzione al porto di Augusta, arrestato un ingegnere di Siracusa. Biblioteca autogestita, una cinquantina di studenti universitari ha occupato gli uffici del rettorato dell'Università di Palermo. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News, oggi è giovedì 16 febbraio. Economia siciliana, crescita debole, occupazione stagnante, famiglie sempre più povere. Nel 2017 PIL previsto a più 1%, disoccupazione al 20,9%. I dati di congiuntura RES. L'economia siciliana, con il suo carico cronico di debolezze, mantiene un passo di crescita troppo lento per poter ridurre significativamente la disoccupazione. Dopo 7 anni di crisi, i dati ufficiali certificano l'inversione di tendenza più volte anticipata dalle previsioni. Dopo l'aumento del PIL regionale nel 2015 di più 2,1%, le nuove stime RES prevedono un margine più modesto ma ancora positivo per il 2016, più 1,3%, e per il 2017, più 1%. La lentezza della crescita si riflette sulla debolezza del tessuto produttivo dell'isola e sulla creazione di lavoro. La disoccupazione mostra un lievissimo calo. Il tasso era del 21,4% nel 2015, scende al 21,2% nel 2016 e dovrebbe attestarsi al 20,9% nel 2017, dato sempre tra i peggiori in Italia. In sostanza, la crescita debole non produce lavoro e quando lo fa spesso è precario. Le famiglie siciliane, inoltre, sono le più povere in Italia, hanno un reddito inferiore del 29% rispetto alla media nazionale e la crisi ha alimentato le diseguaglianze economiche e sociali. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel numero 1/2017 di Congiuntura RES, l'osservatorio congiunturale della Fondazione RES. La bassa crescita del reddito continua a rappresentare il principale fattore di contenimento della spesa privata. I consumi pubblici, vincolati dalle stringenti difficoltà finanziarie delle amministrazioni, continuano da anni a segnare il passo. Le statistiche relative alla nati mortalità delle imprese offerte dal sistema Infocamere segnalano ancora una flessione nel totale delle imprese attive nel 2016 rispetto al 2015. Diminuiti i contratti a tempo indeterminato, debole ripresa dei contratti a termine. La povertà colpisce soprattutto le fasce più deboli, giovani fino a 35 anni e anziani oltre 65 anni di età, ed è solo in parte compensata dalla presenza di meccanismi di welfare familiare. Il fenomeno è più accentuato nelle grandi città che nei centri minori e per le famiglie di maggiore ampiezza. 7 persone arrestate dagli agenti alla squadra mobile di Catania per l'aggressione del medico del pronto soccorso Vittorio Emanuele avvenuta la sera del 1 gennaio. Sono ritenute responsabili a vario titolo dei reati di lesioni aggravate, violazione di domicilio, interruzione di pubblico servizio e minacce a pubblico ufficiale. Nuovi risvolti sul raid punitivo ai danni di un medico del pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. Nelle scorse ore, infatti, la Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare personale per 7 persone. I reati ipotizzati a vario titolo sono lesioni aggravate, violazione di domicilio, interruzione di pubblico servizio e minacce a pubblico ufficiale. Per il raid punitivo commesso il giorno di Capodanno nei confronti del medico che aveva rifiutato di fornire i dati di una paziente, era stata già arrestata una persona. Si tratta di Mauro Cappadonna, 47 anni, che si trova al momento a processo davanti al Tribunale Monocratico. Secondo una ricostruzione dei fatti, sembra che il medico, mentre era seduto davanti al computer, sia stato assalito da 5 persone e colpito violentemente al volto con un pugno e con schiaffi, riportando un edema alla regione orbitale e alla regione frontoparietale. Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di identificare Cappadonna, la cui automobile, mentre era parcheggiata, era stata tamponata da un ciclomotore guidato da una donna. Era stato così sospeso anche un operatore del 118 che, secondo gli investigatori, era stato coinvolto nell'aggressione al medico. Operazione Port Utility, corruzione al porto di Augusta, la Guardia di Finanza di Siracusa ha arrestato un ingegnere. La Guardia di Finanza di Siracusa ha arrestato l'ingegnere siracusano Gaetano Nunzio Miceli, di 57 anni, per il reato di corruzione e sequestrato la sede della società di ingegneria Tecnas SRL. L'attività investigativa, condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria, è iniziata nei primi mesi del 2015 e si è svolta attraverso l'esecuzione di numerose perquisizioni e accertamenti bancari nei confronti di oltre 25 tra società e persone fisiche, la cui analisi ha aiutato concretamente gli investigatori ad individuare i capitali illeciti. La
Procura della Repubblica ha attivato lo strumento della cooperazione giudiziaria internazionale. A Malta il nucleo di polizia tributaria, ad ottobre 2016, ha operato con i collaterali organi di polizia maltese ulteriori perquisizioni nonché acquisizioni di documentazione bancaria. Il Miceli, con altri indagati, aveva creato tre società risultate cartiere, la Malta Technas Holding, la New Pro Engineering e la 3M, aventi quale unico scopo quello di far confluire a Malta i soldi degli illeciti. Nel corso dell'indagine è stato accertato che Miceli ha corrotto un commissario di gara per 330.000 euro dell'appalto bandito dall'autorità portuale di Augusta, servizi ingegneria per la redazione della valutazione ambientale strategica a corredo del piano regolatore, cui partecipava una società in parte riconducibile all'arrestato. L'appetibilità dell'appalto consisteva nel fatto che da un iniziale valore di quasi 2 milioni di euro sarebbe stato esteso almeno nelle intenzioni di Miceli ad oltre 5 milioni di euro senza ricorrere ad altra gara pubblica. I 330.000 sarebbero stati pagati in più tranche in relazione all'avanzamento delle prestazioni rese. Per questo motivo, poco prima di ricevere parte del compenso pattuito, il commissario corrotto ha costituito una società attraverso la quale sostanzialmente veicolare i soldi dell'illecito. Nella sala conferenze dell'ASI di Gela, Invitalia ha lanciato ufficialmente la call, incontrando numerosi imprenditori, consulenti, associazioni, sindacati ed amministratori comunali coinvolti. Sulla home page dell'Agenzia Nazionale, controllata dal Ministero dello Sviluppo Economico, è presente un form ed è stata attivata la casella di posta elettronica rilanciogela@invitalia.it per invitare ad investire nell'area di crisi industriale complessa di Gela. Oggi è una data importante perché si apre questa finestra che è finalizzata a raccogliere le manifestazioni di interesse di tutti i soggetti che intendono investire nell'area crisi del comune di Gela. È un'area molto più vasta, comprende 23 comuni ed è questa call è finalizzata a conoscere le caratteristiche di questi progetti per poter meglio tarare successivamente la strumentazione agevolativa che sarà destinata a promuoverli con lo scopo pure di realizzare nuova occupazione. Il passaggio successivo è quello di chiusa la call di sintetizzare i risultati, proporli ai principali soggetti che sono coinvolti in questo percorso, che sono da un lato la Regione e il Ministero dello Sviluppo Economico, definire quindi la strumentazione agevolativa e di conseguenza le risorse da assegnare all'area. Se vuole parlare in termini di risorse pubbliche assegnate, molto dipende dalle caratteristiche del progetto, perché come ho spiegato oggi l'agevolazione agli investimenti non sono l'unico elemento che caratterizza l'offerta localizzativa, un elemento importante è pure la dotazione infrastrutturale e quindi che chiaramente è una voce che porta su normalmente fa crescere la dotazione finanziaria. Oggi finalmente l'area di crisi complessa, che è sempre vista nell'accezione negativa del termine, comincia ad avere i connotati di un'area che si propone al mercato internazionale per recepire manifestazioni di interesse ad investire sul territorio. Si apre quindi un percorso che durerà circa 30 giorni e che servirà a costruire l'offerta lavorativa per rilanciare il territorio. L'agevolazione è anche previsto il reinserimento del bacino lavorativo dei lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro, che avranno un percorso privilegiato, nel senso che le aziende che afferiranno a quel bacino potranno usufruire di defiscalizzazione e decontribuzione sull'assunzione di questi lavoratori. Il percorso è un percorso normale, che prevede una concertazione, una negoziazione tra enti. È stato duro perché è stato necessario ricollocare Gela dal punto di vista economico, soprattutto dell'offerta di rilancio economico, in un contesto nazionale in cui ci sono altre 14 aree di crisi e in cui Gela si è voluta giocare la sua partita per il rilancio del Mezzogiorno.
Nonostante a livello internazionale si registri un impasse nel processo di dialogo fra le diverse componenti libiche, la Sicilia fa registrare ancora una volta un segnale opposto che va nella direzione della pace e del dialogo. A seguito della recente riunione dell'Osservatorio della Pesca del Mediterraneo, rappresentanti di autorità di Tripoli, Tobruk e Bengasi, accompagnati dal presidente del distretto Pesca e Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo, sono stati ricevuti a Palermo dall'assessore regionale all'agricoltura e pesca mediterranea, Antonello Cracolici. Le interviste. Ma questo è il miracolo della Sicilia, cioè la Sicilia che sa unire popoli, gente, che ha anche difficoltà a incontrarsi. Qui tutto avviene in modo naturale e noi attraverso i nostri amici libici di Tripoli e di Tobruk siamo molto onorati di avere qui il rappresentante, il più alto rappresentante della pesca in Libia, il general manager dell'authority della pesca in Libia e il comandante del porto di Tobruk. E loro sono veramente le massime autorità del mare in Libia e il fatto che vogliano dialogare con la sponda più vicina e più prossima, che è la Sicilia, è un risultato importante per noi, è una speranza di dialogo, di pace e di cooperazione. Il mare, la pesca possono dare un forte contributo a rinsaldare rapporti fra di noi e fra di loro. E fra di noi e loro. Questo è molto bello, importante, speriamo di renderlo molto efficace prestissimo. زيارتنا للمكان يعني اولا La nostra visita è soprattutto per avvicinarci al popolo italiano e in particolar modo alla Sicilia. Sono stato delegato dal sindaco di Tobruk e degli altri consiglieri e con la presenza del presidente e vorremmo avviare dei progetti di cooperazione che siano sia con Tobruk sia con la città di Tripoli, che possano essere nel settore della pesca o in qualsiasi altro settore, in modo tale di rafforzare questa cooperazione tra entrambi i popoli e soprattutto superare quella idea con questa cooperazione che colui o coloro che vengono in Libia per investire, per portare dei progetti, che ci sia soprattutto la massima collaborazione e che non ci sia quell'idea che chi viene deve trarne soltanto un unico vantaggio. Invece con la cooperazione siamo sicuri che ci possono trarre vantaggio entrambi i popoli, entrambe le parti. Cinque esponenti del PD, Fabio Teresi, Luisa Lacolla, Stefania Munafò, Carmelo Greco, Antonio Ferrante, hanno convocato per sabato prossimo nelle sedi del partito a Palermo un'assemblea cittadina che metta al centro del dibattito il futuro della città e l'importanza che il PD vuole ricoprire. Ascoltiamo Fabio Teresi. Nel PD provinciale sta succedendo che c'è un gruppo di militanti e dirigenti che vogliono iniziare una discussione seria all'interno del partito, partendo dalle amministrative, ma partendo soprattutto dal fatto di essere riconosciuti e riconoscibili come partito. Noi ci apprestiamo a una campagna elettorale amministrativa a Palermo e pensiamo che in una competizione elettorale si devono competere le forze politiche. In questo momento invece c'è questo civismo spinto e questo posizionamento contro i partiti che al momento molti di noi non riescono a condividere e a percepire. Noi siamo un partito politico, noi siamo il Partito Democratico, governiamo a livello nazionale, regionale, moltissime città del paese, non ci vergogniamo del nostro simbolo e vogliamo competere in una competizione elettorale anche a Palermo con la nostra storia, la nostra dignità. Non ci vergogniamo di presentare per quello che siamo. Quando qualcuno si candida in una lista civica, si candida e si dovrebbe candidare a titolo personale, viene meno la politica. Noi vogliamo offrire un progetto politico per questa città. Ecco perché abbiamo chiamato a raccolta tutti gli iscritti e simpatizzanti di questo partito per intanto essere uniti noi con la nostra dignità e il nostro orgoglio. Dopodiché si vedrà con le altre forze. Non è una critica all'amministrazione Orlando in senso stretto? Assolutamente nessuna critica. Il mondo e la gente del PD in questo momento sta soffrendo questa crisi perché capisce comunque che Orlando
viene da anni di amministrazione buia del centrodestra, anni di Cammarata, anni di Cuffaro, di Miciche che hanno governato e male questa città, e quindi capisce che Orlando ha avuto un terreno non facile da amministrare. Però noi abbiamo rivendichiamo il ruolo di un partito. Se Orlando riconosce l'identità politica di un partito, noi siamo pronti a fare una battaglia insieme, nel momento in cui anche le destre si compattano e si coalizzano sulla figura del loro candidato, che in questo momento non mi ricordo neanche come si chiama. Il problema è quello che siamo noi. Se Orlando, ripeto, non dovesse accettare l'idea di riconoscere un partito e un'entità politica, noi siamo pronti a fare la nostra parte, a candidarci per quello che siamo e a mettere figure che rappresentano il nostro progetto. Le ha fatto anche una, chiamiamola provocazione, ha messo una foto su Facebook. Io ho scritto, oltre una foto, scritto pronto a candidarmi sindaco. Io difendo la mia storia, io non ho nulla da nascondere e nulla da vergognarmi in questa città. Cammino per le strade di Palermo, conoscendo la città di Palermo, col sorriso e con la mia faccia, così come tanti militanti e iscritti al Partito Democratico che non hanno nulla da vergognarsi. Una volta, quando c'erano altri partiti, si diceva a disposizione del partito: se serve per un progetto che possa riconoscere la nostra identità e un progetto per questa città, a disposizione del partito. Una cinquantina di studenti universitari delle facoltà di scienze politiche, ingegneria ed economia ha occupato gli uffici del rettorato dell'Unipa in Piazza Marina, poi sospesa dopo un incontro con il prorettore Paolo Inglese, consegnando una petizione di 2000 studenti iscritti all'Ateneo Palermitano che difendono l'esistenza della biblioteca autogestita all'interno del Viale delle Scienze. Nelle scorse ore circa 50 studenti universitari delle facoltà di Scienze Politiche, Ingegneria ed Economia hanno occupato gli uffici del rettorato dell'Università di Palermo di Piazza Marina, consegnando al rettore una petizione di 2000 studenti iscritti all'Ateneo Palermitano che difendono la necessità dell'esistenza della biblioteca autogestita all'About all'interno del Viale delle Scienze, così da farne un'aula studio e una biblioteca. L'esistenza della biblioteca autogestita è messa in discussione, secondo gli studenti, da una delibera del rettore in cui si riconosce la possibilità di gestire spazi dell'università e di richiedere lo svolgimento di iniziative extracurriculari soltanto ad associazioni studentesche giuridicamente costituite. Per noi è grave che all'interno dell'Università di Palermo si restringano fortemente gli spazi di democrazia, di libera espressione e soprattutto di protagonismo degli studenti. Questi sono il centro della comunità universitaria e la loro capacità di elaborazione di pensiero critico e di attivazione per la difesa dei diritti di tutti gli studenti andrebbe tutelata. Chiediamo così al rettore di ritirare la delibera e di garantire a tutti gli studenti la possibilità di richiedere aule per seminari, approfondimenti e dibattiti utili a tutti gli studenti e docenti, dichiara Federico Guzzo, studente di Scienze Politiche. Inoltre, sulla questione degli spazi autogestiti degli studenti, pensiamo, insieme a una significativa parte di studenti dell'Ateneo, che i gruppi che difendono i diritti degli studenti e si attivano per garantire spazi di critica, di studio e di società siano da valorizzare in ogni caso, senza restrizioni che servono a favorire alcune tipologie spesso legate ai partiti politici o ai sindacati, che di spazi di finanziamenti pubblici ne hanno in abbondanza. Gli studenti, durante la protesta, hanno srotolato dalle finestre del rettorato un lungo striscione con su scritto: gli studenti hanno bisogno di spazi, non si tocca, e hanno intonato cori e slogan contro il rettore e per spazi autogestiti. Infine hanno espresso solidarietà con i colleghi di Bologna che negli scorsi giorni sono stati sgomberati dalla polizia da una biblioteca autogestita. Torniamo adesso a parlare di raccolta differenziata a Bagheria, in particolare dello smaltimento dell'umido, la richiesta del segretario del PD Orazio Amenta. La raccolta differenziata a Bagheria è stato un passaggio molto importante, storico. Ci sono delle difficoltà nella raccolta, in alcuni giorni non viene effettuata, e poi vi è il problema dei formulari dell'umido, per cui ancora non vi è stata pubblicità da parte dell'amministrazione. No, noi i dati che conosciamo è che l'umido va in discarica, almeno questi sono i documenti ufficiali che noi abbiamo avuto, e l'amministrazione su questo ha dato dei dati contrastanti. Allora noi diciamo delle due l'una:
o raccogliamo l'umido, differenziamo l'umido, ma poi però lo portiamo all'impianto di compostaggio, quindi lo ricicliamo di fatto a valle traendone compost e quindi aumentando i livelli di raccolta differenziata, oppure se non ci sono gli impianti, se gli impianti non ricevono il nostro umido, si raccoglie soltanto il secco differenziato, mentre l'indifferenziata e l'umido possono essere raccolti insieme, fin quando non si risolve il problema. Si farebbe un'economia importante sul territorio, invece anche su questo non c'è chiarezza. Sono partiti controlli sull'umido oggi, però da quello che a noi risulta, e vorremmo essere smentiti, l'umido continua ad andare in discarica. I Lions di Bagheria hanno consegnato a padre Giovanni Lamendola i beni alimentari di prima necessità raccolti nel corso della giornata contro la fame nel mondo. Sento prima di tutto il dovere di ringraziare con tanta riconoscenza e grato affetto tutti gli amici del Lions per questa attenzione, ecco, che hanno dato alla Chiesa Madre e quindi è madre di tanti figli. Proprio oggi celebriamo l'8° anniversario della dedicazione di questa Chiesa che ha già più di 300 anni. E che madre perché ha generato nella luce della fede la stragrande maggioranza dei bagheresi. Certamente Bagheria di oggi non è Bagheria di 300 anni fa. Oggi Bagheria patisce la fame, ma non soltanto fame di pancia, ma è fame di povertà, fame di valori, fame di moralità, fame di solidarietà, fame di giustizia, fame di legalità. Evidentemente, ecco, noi crediamo che questa fame debba trovare dei sbocchi di speranza, di positività. Per i bambini, appena 2 giorni fa abbiamo inaugurato la culla per la vita. Ho detto per scaramanzia che non venga mai usata, però quella culla è un pungolo, è un invito a un esame di coscienza, a credere alla vita, perché oggi c'è una cultura di morte più che una cultura di vita e certamente la fame in tutti i sensi non fa altro che agevolare, incrementare in modo disperante e disperato questa realtà. Ancora ecco, rinnovo il mio grazie per questo gesto. Certamente noi abbiamo solo parrocchia madre a 50 famiglie che assiste e questo che sembra molto, in effetti nel giro di 24-48 ore verrà completamente raso al suolo, anche oserei dire nei pacchi di cartone, perché e questo ci colpisce il vedere i bambini che quando mangiano, quando noi li invitiamo a pranzo qui, e quando mangiano addirittura quel piatto non avrebbe bisogno di essere pulito perché sembra come era prima, quando era vuoto della pasta. Allora ancora rinnovo il mio grazie di questa realtà, il Signore che è giusto giudice saprà ricompensare voi, le vostre famiglie e tutti i Lions. Grazie. Ascoltiamo adesso Monica Trupia e Maurizio Basta del Lions di Bagheria. Perché in particolar modo avete scelto di sostenere appunto dalla base le esigenze di chi sta peggio? Beh, innanzitutto sì, noi in quanto associazione siamo entrati in contatto con tutte queste realtà a Bagheria dei ceti sociali più poveri e sappiamo perfettamente che anche questo è una goccia nel mare, sappiamo che tutti questi alimenti finiranno appunto in 24 ore, però è un simbolo, è un gesto, è un qualcosa, è un inizio anche per diciamo spronare tutto il resto della popolazione, dare questo incentivo perché anche gli altri giovani, adulti facciano come noi, insomma, si adoperino per gli altri. Noi infatti siamo entrati in contatto con altre realtà, oltre la parrocchia, anche con la Caritas, abbiamo visto tutte diciamo anche alla mensa, andando a servire alla mensa. Hai toccato con mano quali sono i problemi della gente. Sì, cose che prima non ci rendevamo conto, adesso sappiamo e ci adopereremo sempre più. Già abbiamo archiviato questo, l'altro già in corso, nel senso che abbiamo in corso attualmente degli incontri sulla violenza sulle donne nelle scuole di studi comprensivi, siamo partiti dal basso, ci sono degli incontri con una psicologa delle seconde classi medie e abbiamo cominciato circa 2 settimane fa con Casteldaccia, già la scorsa settimana anche con la Buttitta, concluderemo poi con la Carducci questa settimana e l'altra settimana ancora.
ancora con il Ciroscian. Oltre a questo abbiamo lanciato già il progetto Martina, che è un progetto ormai pluriennale per quanto riguarda il nostro club, ma è un progetto, un service nazionale, che è quella della prevenzione dei tumori giovanili e anche soprattutto anche di cercare di dare un'educazione su quello che è lo stile di vita. Può accadere di tutto, non c'è un copione, siamo tre donne che hanno nella testa il copione di tutta la loro magnifica vita. Così la scrittrice Silvana Grasso ha presentato a Gela la sua ultima opera, Solo se c'è la luna. Ascoltate, niente avremmo potuto fare a teatro perché io l'organizzazione, la cura dei posti, io non ho messo piede in città se non 2 ore fa. Ha fatto tutto lei, quindi da 30 in lode, io arrivo soltanto, ho portato un'ideuzza, loro, lei, il sindaco, la Giunta le hanno approvate, apprezzate e quindi... L'appuntamento certamente importante, atteso dalla cittadinanza intera che sta accogliendo anche tramite i vari canali social, sta inondando di entusiasmo insomma, la professoressa Grasso e quindi vogliamo celebrarla, sarà una vera e propria festa all'insegna appunto della conoscenza ovviamente del suo libro che dove si intrecceranno insomma, degli incontri un po' particolari, così come sono le ospiti che si è curata di chiamare, quindi un evento al quale noi invitiamo ovviamente i cittadini a partecipare. Dove oltre alla curiosità di conoscere un libro sarà sicuramente la possibilità di godere di un evento culturale certamente particolare. La Grasso si conferma sempre essere una grandissima scrittrice, una grandissima conoscitrice di quello che è la sicilianità che viene fuori dietro ad ogni sua pagina e quindi anche in questo caso, anche in questo romanzo, non svelo poi ovviamente il finale che sarà piacere ovviamente per chi avrà il piacere di leggere il testo, ma vale veramente la pena insomma leggere questo libro che racconta una storia molto, molto particolare che benissimo si sposa con le tematiche insomma che viviamo attualmente. Abbiamo tre persone, tre donne, io, Gugliaiero, grande attrice di teatro e Eleonore Ferruzzi, che non essendosi mai incontrate daranno vita a una improvvisazione. Può accadere di tutto, non c'è un copione, sono tre donne che hanno nella testa i copioni di tutta la loro magnifica vita. Oggi mi è stata annunciata dall'editore che quando chiama lui, il mio editore è un potentissimo, non in Italia ma anche in Europa, quando chiama lui significa ci sono grandi eventi. Non era in sé perché mi ha detto, io ho fatto una scommessa su di te, stanno morendo tutti perché l'ho stravinta in 15 giorni. Siamo alla terza stampa, io ho detto, ma tu non sapevi che sono una strega? Io lo sapevo però, nulla è impossibile per me. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo e allo sport. Arrivederci alle prossime edizioni.